Buongiorno, oggi è venerdì. Scusate la faccia, sono ho il singhiozzo. Partiamo dal singhiozzo. Non so come mai sono svegliata, ma è venuto il singhiozzo. Era una vita che non avevo il singhiozzo. Abbiate pazienza. Ho provato a bere. Ho fatto 7 sorsi di acqua senza aria, col naso chiuso. Non ha funzionato, evidentemente. Comunque, sono sveglia da giusto 10 minuti, ma penso si veda dalla mia faccia. Oggi mi aspetta una mattinata, o forse una giornata, delirante. Un delirio oggi, un delirio. Io ve l'avevo detto che mi sarei pentita di non aver lavorato mercoledì e di essermelo lasciato per oggi. Ma non pensavo fino a questo punto. Perché? La classe di Francesco esce 2 ore prima perché manca un insegnante, quindi escono alle 11:40. E che vuol dire che? A parte che non c'è Marco stamattina. Quindi devo accompagnare Franci a scuola con la sedia a rotelle. Oltretutto c'è anche un brutto tempo, un po'. Vado al lavoro, alla casa del quinto piano. Devo subito tornare a casa, andare a prendere Francesco a scuola e andare a fare quelli delle persiane. Tornare a casa e trovare almeno una mezz'ora di tempo per pulire questa casa. Spero che domani ci sia una bella giornata perché c'è un comics domani che deve essere molto bello. Non ci siamo mai stati. È a Volterra. Volterra, comics e fantasy, mi sembra. Sembra molto molto bello. Tra l'altro ingresso gratuito è appunto all'aperto a Volterra. Il bel tempo sarebbe gradito, basta. Mi è passato il singhiozzo. Ma sapete perché? Me ne rendo conto adesso che mi è passato. Mi sono spaventata. Sono entrata in camera di Francesco, che per terra c'era un insetto grosso così. Non so cosa fosse, tipo un calabrone o qualcosa del genere. E era lì, stecchito. Sono andata fuori a prendere la scopa e la paletta per buttarlo via. Lo tocco con la scopa, inizia a muoversi e a fare bzzz. Infatti lì mi sono spaventata. Comunque sono riuscita a trascinarlo via con la scopa, l'ho buttato fuori. Però mi è passato il singhiozzo. Freddo stamattina. Devo mettermi sicuramente pantaloni lunghi e giacchetto. Ok, è andato. Tra l'altro è uscito il sole. Sono anche levato il giacchetto perché sto morendo di caldo. Sono le 8:20, ho fatto presto stamattina rispetto agli altri giorni. Ho anche lasciato la sedia giù, c'era la signora che abita appunto al piano terra, era fuori, e le ho detto da noia se la lascio qui, che tra 2 ore mi riserve. Dice no, no, ma figurati, non ti preoccupare, lasciala pure. Almeno è già giù la sedia, non devo starla a portare su e giù in ascensore. Ho pochissimo tempo e moltissime cose da fare. Devo scegliere quali fare. Importante sarebbe la colazione perché sennò io non ce la faccio. Mi faccio l'orzo e ci inzuppo i biscotti. E prima di andare via, finire di fare i letti perché avevo iniziato e pulire la sabbietta. Almeno queste cose vorrei farle. Colazione fatta, rifatto i letti, pulito la sabbietta. E ora andiamo. E vado a 5 piani di scarpe. Cioè, non è possibile, non c'è un minuto di tempo, forse per uscire c'è un minuto, ma per entrare non può essere un minuto perché, vi giuro, ho aperto la porta giù, sono entrata di corsa, ho fatto le scale, una rampa di scale, arrivo alla porta per aprire, stava già suonando l'allarme. Non è possibile che sia passato un minuto, saranno passati 30 secondi. Io non ce la faccio più questi allarmi, mamma mia. L'importante è che non suoni mentre vado via, dovrò fare di nuovo la cosa di staccare la chiave dal mazzo, metterla già nella porta. Che palle! Vedo l'ora che aggiusti il nostro ascensore, ma è una cosa lunga. Cioè,
Cioè, la cambiano proprio tutta completamente. Vado a prendere un bicchiere d'acqua e poi vado fuori a fare sti cavolo di vetri. Allora, ce l'ho fatta, ho fatto tutti i vetri la terrazza. Poi sono passata veloce al pavimento, ora devo andare perché se no non faccio in tempo a prendere Francesco. Quindi chiudo tutto, speriamo bene con l'allarme, perché ora c'ho anche gli ostacoli, qui c'è un sacco di roba dell'ascensore. Mi sono dimenticata il giacchetto su. Ma io col cavolo che torno. Disattivo l'allarme, poverietti di nuovo. Lo lascio lì, sto senza. Allora, eccomi arrivata. Praticamente adesso, no, vabbè, ve lo devo far vedere. 11:11 di nuovo. Quanto tempo ho? 14 minuti. Che faccio in 14 minuti? Sono molto indecisa al momento se da quelli delle persiane andarci dopo pranzo. Così vado a prendere Francesco, finisco di pulire qua, poi mangio e poi vado. Ok, devo andare. Non è che sia riuscita a fare molto in realtà. Ho raccolto le lenzuola dallo stendino e ho iniziato a piegarle. Fine. Ho bevuto e sono andata in bagno. Quindi andiamo e niente, quando torno mi metto a finire qua. E poi mangio e poi vado. Almeno così riesco anche a salutare Marco, portiamo giù i cani insieme. Il prossimo mercoledì devo ricordarmi questa giornata. Se ci fossi andata, ora avrei finito di lavorare. Ho usato tutto il traballino. Il bello è che ho scritto a Marco, vado a prendere Franci. E mi fa, ma come, non scendo nel 20. Sono cadute le braccia. Ieri mi sono lamentata 20 volte di questa cosa che avrei dovuto fare avanti e indietro. Con chi parlavo? Cioè, non mi ha ascoltato per niente. Boh. Allora, sono pulita super veloce, spolverato, passato l'aspirapolvere, ho avviato un'altra lavatrice, ho finito di piegare le lenzuola. Ora è mezzogiorno e mezzo e mangio, mi faccio una poke. Ok, ho mangiato. E ho sistemato la lavastoviglie. Adesso sono le 2 meno 10. Quindi andiamo. Eccomi arrivata. Un ultimo sforzo. Ce l'ho quasi fatta. Che dire? Devastata, direi che è l'aggettivo che più si avvicina alla mia descrizione in questo momento. Tra l'altro, se prima facevo una volta fuori, una volta dentro, ora che è arrivata la bella stagione, preferisco fare sia dentro che fuori, casomai decidessero di venire. Chiudo tutto, finalmente vado a casa. Sono praticamente le 4. Ora vado a fare la doccia, mi do una sistemata, vado a vedere una puntata di One Piece. Alle 18 c'è fisioterapia oggi. Bella amore, sei bella bella. Allora andiamo a provare eyeliner e mascara di Glam. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Questo è l'eyeliner. Tenete conto che sono molto lontano dallo specchio, quindi non è stato semplice, però bello, molto molto nero, super facile da applicare. Proviamo il mascara. There's something that'll give you relief. There's something. Ok, questo è il risultato. Per adesso mi piacciono. Il mascara forse rende un po' meno rispetto a quello di Essence. Abbiamo lasciato Franci alla fisioterapia, siamo passati qui dal veterinario a farci dare le punture e poi andiamo a fare gas e poi andiamo a riprendere Franci. Ho spruzzato il fissante per il trucco, guardate che bell'effetto luminoso, o lo vedo solo io, soprattutto il naso. Siamo tornati, ora vado a cambiarmi, mi metto in pigiama e prepariamo la cena. Allora, ho mangiato, mi sono fatta il pan pizza,
pizza stasera non mi andava di mangiare di nuovo la poke, anche perché quella salsa yogurt la mangio a fatica, però ormai l'ho presa e devo finirla. E niente, ho iniziato a montare il video per domani, sono rimasta così indietro con i video. Solitamente a questo punto io il video per domani l'avrei già montato e caricato anche. E invece devo, cioè, ho appena iniziato a montarlo. E tra l'altro è lunghissimo anche questo, perché il video dove facciamo gli assaggi con Francesco. Ho ancora 50 minuti di montaggio, come minimo. Olaf è qui. Ho ancora il piatto qui sopra. Devo anche sistemare la cucina, ovviamente. Devo anche struccarmi, possibilmente. Quindi vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.